Non si tratterà. Questa qua, per carità. No, è un deluso ex comunista. È l'anziano. È l'anziano. È l'anziano. È l'anziano. Pasquale Abbinati. È un uomo arrabbiato. È un uomo arrabbiato. È un uomo arrabbiato! Si aspettava di più la sua partita! È un uomo arrabbiato! È un uomo arrabbiato! Cittadini, firmiamo al banco del Movimento 5 Stelle importanti proposte di altra proposta Cristo fosse nato oggi sarebbe un grande. Bravo, letto. Cristo fosse nato oggi sarebbe un grande. Però non voleva rimanere in Italia. Non si sarebbe fermato a Roma. Lo preferirebbe a Parabola. Oggi lo Firmiamo cittadini, firmiamo. Come vedete, cittadini, dopo le elezioni, vi trovate sempre a voi per strada nelle piazze, cosa che non fanno quei signori. Signori della vecchia partitocrazia, per raccattarsi qualche punto e arrivare al potere prima delle elezioni, vengono casa per casa per raccomandare il figlio, per raccomandare chissà che cosa, mari e monti. Poi dopo le elezioni scompaiono, non li vedete più, non c'è più nessuno per casa, non ci sono manifesti, non c'è più nulla. Noi invece siamo sempre qui in mezzo a voi. Noi dobbiamo trasformare questa cittadina in azioni, ai pensionati, ai pensionati.
concetti della società. Lei non deve avere questa cosa qua. Siamo per capire che siamo troppo disoccupati, però voi mandate beneficenza ai dragomontari. Ma che Italia è? Scusami, speriamo che lo venga per me, perché siete voi che avete rovinato l'Italia. Ora voi dovete mettere a posto. Ciao a tutti quanti, porco paperillo! Sì.
Grazie al movimento per il microcredito, chiedo scusa cittadini. Per il reddito di cittadinanza stiamo facendo una grossa battaglia. Abbiamo istituito il microcredito, aziendale. Cari cittadini, grazie al Movimento 5 Stelle e ai suoi portavoce, è stato possibile istituire il microcredito, grazie al lavoro dei nostri portavoce, alla risposta dei risorse elettorali, delle auto blu, è stato possibile istituire il fondo di garanzia, di solidarietà per le piccole e medie imprese. Obiettivo raggiunto, il microcredito aziendale per le piccole e medie imprese e realtà, grazie al Movimento 5 Stelle, grazie ai suoi portavoce. Se qualcuno ci dice, ma voi cosa fate? La risposta è semplicissima, abbiamo realizzato il microcredito, grazie al taglio degli stipendi dei nostri portavoce pagano l'80%, questa è la risposta tecnica che dobbiamo dare ai nostri pubblici, tra virgolette. Che si dice? Che si dice? Fammi sentire, fammi sentire un po' come ho esordito. Oggi mi sento un pochettino. Come mi senti?